Dalla buona in mezzo, Curiale, Curiale prova a girarsi, poi Cherubin, il pallone per Ardevagni, Cittadella 2, Albino Leffe 1, Ardevagni. Ancora Ardevagni, entra in area di rigore, Ardevagni cade a terra, calcio di rigore in favore del Cittadella. Il gol vittorio dei padovani, triangolo tra Ardevagni e Dalla Bona, palla all'attaccante che supera per la seconda volta. Il contropiede del Cittadella, ottimo il pallone per Ardevagni che si presenta davanti al portiere, c'è la deviazione di Fabiano e c'è il 2-0 per il Cittadella. Sfortunato Fabiano, Ardevagni non era stato irreprensibile nella conclusione. Ardevagni che ha messo a segno il gol del 2-1 sfruttando nel migliore dei modi un perfetto assist di Oliveira. Nel finale di partita, nonostante l'inserimento anche di Orlando, la Salernitana non è riuscita a produrre alcuna opportunità da gol ed è finita tra i fischi del pubblico di casa che ha accompagnato, uscito dal campo i propri beniamini. L'anno ma per fare il tecnico e il Piacenza ci pensa ancora Pinzani che all'87esimo consegna il secondo rigore di giornata al Cittadella per fallo di Iorio su Ardevagni. Dal discreto va lo stesso attaccante che questa volta non sbaglia, infila il suo quinto gol in stagione impedendo a Pugliano di compiere il secondo. In intenzione al volo su Agazzi in uscita, ad incendiare però i primi minuti ci pensa poi anche Ardevagni, l'ex della gara, l'attaccante di scuola Milan aggancia a seguire e batte Agazzi con un rasoterra destinato in rete se non fosse per il recupero in extremis di Scurto. Da sottolineare però anche l'incertezza. In avvio con le squadre che si affrontano a viso aperto. Le emozioni vere iniziano al 17esimo. Sulla punizione di Pettinari, il fissore trattiene Ardevagni e l'arbitro Gaglione concede il rigore che fa infuriare i padroni di casa. La squadra di Serena non ci sta e chiede il fallo di mano dell'attaccante. Ma per sua fortuna Ardevagni calcia malissimo dal dischetto e il risultato non si sblocca. Cavalli rilevato da Abate, sfortunati padroni di casa che al 44esimo capitolano. Altra punizione insidiosa di Pettinari, tocca prima Junque, poi Ardevagni riesce in qualche modo a infilare in rete vincendo il duello con Fissore. È il gol del meritato pareggio ospite del riscatto per Ardevagni che aveva calciato alle stelle il rigore. Perché numero 6 in campionato per l'attaccante milanese che non segnava da tempo, rischiare in contropiede e puntualmente al 22esimo torna sotto. Junque pesca benissimo Ardevagni che si presenta solo davanti a Bellodi. Il portiere lo travolge per Gaglione ancora rigore ma solo ammonizione per Bellodi. Questa volta dal dischetto va Junco che non sbaglia. Cittadella che poi spira dentro per Ardevagni, contatto con Tamburini. Ardevagni sarebbe stato da solo davanti a Narciso, non ha dubbi l'arbitro, calcio di rigore, anche ammonito il capitano del Modena. Dal dischetto si presenta Ardevagni, ha sbagliato lunedì nel posticipo in casa del Mantova. Qui la mette dentro al 30esimo, fa 1-0, è il sesto gol del suo campionato. Continua il momento d'oro del giocatore impresso dalla Triestina. Si fa sorprendere la difesa del Ancona, il tiro di Junco, respinto dal portiere, il gol di Ardevagni che si rifà dopo l'errore dal dischetto. Cittadella che vince 1-0 sull'Ancona e sale a quota 29 punti lasciando l'Ancona quarto. Cittadella ci prova qui e Junco che mette in mezzo e arriva anche i presupposti per la vittoria perché c'è questo intervento di Concetti su Ardevagni, il portiere del Crotone viene espulso di questo violento. Si butta avanti il Cittadella, Junco alza la testa, anzi Ardevagni fa tutto da solo, bravo Sereni a deviare il tiro di Ardevagni. Cittadella, Junco, Pettinari, Ardevagni 1-0 e settimo gol stagionale per Ardevagni. Così l'ottavo gol stagionale, l'ex giocatore della primavera del Milan risulta con tutto il tombo lato, 1-1 al 40esimo, questa è la trasformazione di Ardevagni. Che cruccia ferri, che azione di Ardevagni, era di rigore, Ardevagni va giù, calcio di rigore, calcio di rigore, accelerazione impetuosa di Ardevagni. Ha rubato palla, ha rubato ferri. Ancora Ardevagni,
dietro l'appoggio di Ardevagni e Pellazzini. Il secondo gol in stagione per sotto la traversa. Rivediamo le fasi finali con l'appoggio spalla alla porta di Ardevagni. Subito il Cinderella con il pallone per Ardevagni, lo lascia cadere, un rimbalzo. Il destro, il tredicesimo gol in stagione, la seconda doppietta consecutiva per l'ex milanista. Eccolo qua, il pallone che gli scivola. Subito il pallone in profondità nella zona di Junco, va a crociare Ardevagni. Ardevagni! Il quindicesimo gol di Matteo Ardevagni! Iniziativa di Dallabona, la conclusione dei Pettinari sul filo del fuorigioco. Ardevagni, quarto gol consecutivo, gol numero 15 in campionato per l'attaccante del Cittadella, che porta la partita in equilibrio. C'è proprio il numero 13, il gol di Matteo Ardevagni. Al terzo minuto sblocca subito, bello l'assist di Dallabona, bello anche il movimento di Ardevagni alle spalle di Giallopardo. Gran destro, il gol dell'1-0, 17esimo centro stagionale per l'ex giocatore della Primavera del Milan. Cittadella in Mantova, addirittura 6-0, questo il primo gol di Ardevagni, quello sinistro a battere il portiere Bellodi, 1-0 all'undicesimo del del Cittadella. E qui rivediamo la prodezza di Ardevagni. Poi Ardevagni vede la corrente Volpe che da fuori area scarica il destro vincente, il tredicesimo. Si chiama Ardevagni, arriva però l'assist di Pellazzini e Ardevagni se ne va con il destro, fa secco da Costa, 1-1 al termine. Trova anche il terzo gol, fallo di Catinari su Pellazzini, calcio di rigore, lo batte Ardevagni, tocca la Costa ma non può difendere. Poi sale in cattedra Matteo Ardevagni. Al ventesimo l'attaccante scuola Milan da posizione decentrata mette in mezzo un tiro cross che non incontra nessuna deviazione. Due minuti più tardi lo stesso Ardevagni ci riprova dopo aver ricevuto la palla con spalle alla porta, ma anche in questo caso la sua conclusione non inquadra il bersaglio. Infine il 23enne ex Triestina sbuca le spalle di Galeotto sul pallone recuperato da Manucci. Il difensore appoggia le mani sulla schiena dell'attaccante che termina a terra e l'arbitro Rizzoli vede una spinta, giudicando quella del Cittadella come una chiara occasione da gol. Il risultato è che il fischietto di Bologna indica il dischetto, estraendo contemporaneamente il cartellino rosso diretto e mettendo così virtualmente fine alle speranze playoff dei calabresi. Ardevagni da 11 metri infatti non fallisce, portando a quota 21 minuti più tardi il Cittadella attiva la pratica. Il cross a sinistra di Pettinari viene impattato con perfetto tempismo da Ardevagni, che realizza la sua seconda doppietta consecutiva dopo quella rifilata all'Ancona. L'attaccante scuola Milan sale a quota 22 gol, confermandosi sesto miglior marcatore della Serie B.